noi. L'esibizione dell'omosessualità in uno scrittore come lei rende. Lei è il decimo scrittore italiano dell'87, secondo una graduatoria che ho letto. Però c'è qualcuno a cui l'omosessualità palese in letteratura non ha mai reso. Vorrei l'opinione di Dario Bellezza. Ma guardi, a me mi sembra di essere capitato in un salottino molto per bene, dove no, due no. signori molto per bene, come Aldo Busi e Carlo Castellanini, è una vita che dice le stesse cose. In un salotto di Aldo Paraceschi, che era un notorio e straordinario però scrittore, che nascondeva per fortuna la sua omosessualità, e devo dire che di erotismo in effetti non ho sentito parlare, di cose che dovrebbero, uno scrittore erotico, lasciamo stare adesso le filologie e le trasgressioni, dovrebbe usare queste parole qui per renderci un minimo appetibile la pagina. Allora, la pagina di Castellaneta faceva letteralmente schifo, perché era di un signore piccolo borghese che a un certo punto decide di raccontare una sua storia d'amore, chiamarla pure passione d'amore per vendere molte copie. Il signor Busi invece fa un repertorio omosessuale da Gide a Proust a Oscar Wilde, vecchissimo, vecchio come il cucco, ma è già stato fatto. Però non voglio infinire con Aldo Busi, perché tutto sommato appartiene alla mia parrocchia. No, mi dispiace tanto, tu appartieni alla tua. Una checca infernale che riesce a vendere. Tu appartieni alla tua. Una checca infernale che riesce a vendere i suoi libri, cosa che invece modestamente lei ha detto, invece io non riesco a vendere. Però il però vorrei ripetere due bellissimi versi di Sandro Penna. Li ho trovati in una sua intervista. Felice chi è diverso, essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso, essendo egli comune. Me li spieghi? Vuol dire che bisogna essere tutti sempre se stessi e non bisogna appartenere alla comunità alla quale appartiene Busi quando... No, bisogna essere diversi fino in fondo, Dio, è questo che vuole dire Dio, Sandro perché Penna. Chi scrive per Dio sta nascosto nella sua cella, sta lì in un convento e decide di dedicare la sua vita all'assoluto. Invece tu sei una puttana che va in giro, giustamente, santamente, e fa la sua, ecco, questo santo e vende i suoi libri. Beh, fa da questo si capisce anche perché io li vendo e te no, dal tuo discorso. Se stiamo in mezzo a ipocriti, io non ci voglio stare perché non voglio partecipare ai riti degli scrittori ipocriti. Penna se dicono diceva la verità, va benissimo. No, no. Io non ho trovato verità né in Castellaneta e mi dispiace dirlo neppure in Busi, perché il tuo libro è brutto, bello, quello che sia, però difendilo sul piano dei valori che il libro vuole dare. Vuoi scopare? Benissimo, dillo e punto e basta. Ti arriveranno molte lettere di ammiratori che ti daranno appuntamenti in librerie pazzesche e tu ci andrai, ma non rompere le scatole dicendo che vuoi scrivere per Dio. Bellezza, tu sei stato esautorato dal panorama della letteratura italiana, quindi la tua acrimonia nasce da lì, che tu non sei mai stato nessuno. Hai vissuto all'interno di una chimera. Adesso questa chimera si è infranta, perché io ho sgobbato, ho lavorato, non ho preso dei panierini da picnic come fai, per fare la poesiola ogni 500 mesi. Pagine all'anno, non li riesci a scrivere neppure Balzac. No, perché 500 pagine all'anno sono vecchi libri, come tutti ce l'abbiamo, che abbiamo deciso di non pubblicare, che a un certo punto tiriamo fuori, l'editore cretino, anche Leonardo Mondadori, che è un cretino in certe cose, e lo dico perché il mio editore no, Leonardo, il cretino tu a seconda, sarai un cretino Leonardo, ma non è un cretino, sono vecchi, perché bisogna fare un minimo di editing, perché per tu mi state sfasciando la trasmissione. Ma senta, ma come si può parlare di un'azienda che ha avuto la bontà di pubblicarmi 3 o 4 libri? Ma io ho tutti i miei piedi, tutti i miei piedi, ma è scandaloso, l'ha detto per favore, ma va alla Rusconi, per favore, non devo niente a nessuno. Almanzi, torniamo alla letteratura. Io non ho letto la sua critica sul libro di Busi, la vorrei sapere. Non ho fatto nessuna critica a questo libro. Ne avevo parlato in passato di altri libri di Busi. Ora, quello che dice Busi sull'omosessualità era molto interessante quando ma parlava. Ma poi non ce l'ho con Busi, ma scusi, con Busi, no, voglio dire. Bellezza, è Busi che ce l'ha con me. Svelti, perché il tempo... Dunque. Senti, capisco benissimo la questione dello stimolo dell'avversità. Busi dice che l'omosessualità è uno stimolo dell'avversità. E mi è piaciuto anche quando Busi diceva: io non sono uno scrittore omosessuale, io non sono uno scrittore cattolico. Il dubbio è se lui sia uno scrittore, quella frase finale. E qui vorrei. Siccome ci si è lamentati, scusami, a questo punto. Per favore. Riuscite a finire un pensiero. No. Siccome Bellezza si è lamentato che non si sono adoperate delle parole grosse, vorrei adoperare una frase che è citata nel libro di Busi, ed è:
testuale, il cazzo è un diagramma perfetto del mio cervello. Ora, la frase viene da Henry Miller, perché Henry Miller dice... La pagina di Miller che dice ci sono delle volte in cui è il pene che pensa per noi. Ma quello che mi disturba in questa frase non è che il cazzo è un diagramma perfetto del cervello, è il perfetto. Questo è tipico dello scrittore il quale non controlla la sua scrittura, perché questo aggettivo perfetto è assurdo, ma non è la stessa cosa grondante. Della giornata perfetta. Busi è uno scrittore che adopera sempre troppi aggettivi. Tu che non sai fare niente, vi siete messi in tre per tradurre Alice, hai fatto un'opera di merda, perché io dopo averlo tradotto sono andato a verificare, non sapete, e tu ti occuperesti del comico. Tu che fai venire il latte alle ginocchia quando ti sei letto. Io non so, Almanzi, tu dovresti avere veramente il buon senso di stare zitto. Io non volta. Mi rifiuto, no, però. Tu dovresti avere il buon senso di non scrivere. Io fare della critica. Guarda, io mi rifiuto. Credevo avere il buon senso di non scrivere. Per favore, per favore. Per favore. Posso chiudere la cosa? Secondo me, l'aggettivo... Lei, sia zitto, no, non accetto di essere offeso così, anche soltanto partecipando o facendo pubblicità. Ma scusa, ma tu vieni qua a dire che sono una puttana, insulti un editore. Ma sono insulto di livello internazionale, ma come ti permetti? Ho detto che critica pubblicare i tuoi libri. Basta! È un editore straordinario che critica pubblicare i tuoi libri. Porco mondo! Basta! State zitti. Adesso voglio finire la discussione perché il tempo preme e sta per. E si consuma tutto. C'è anche un ospite che ho invitato che serviva per illuminarci su certi aspetti fondamentali e non ha parlato. Abbiamo sciolto il grande tema dell'omosessualità. Se ne è parlato fin troppo. Saremo costretti a tagliare qualche c***o.